Due parole di presentazione dell'azienda di Civa Block Paving. Civa Block Paving ha una sede ad Abbiano di Ivrea, credo di beccare quello giusto, destro o sinistro? Ok. Il gruppo Civa ha 3 unità produttive, scusate vi metto qua perché corro il rischio di cadere dal palco, situate a Ivrea, ad Abbiano di Ivrea, poco distante a Piverone. Nelle prime due si fanno manufatti per piccoli manufatti per pavimentazioni e murature e nella terza si fanno manufatti in cemento tipicamente per urbanizzazioni e opere di ingegneria civile. Questo è giusto un esempio di utilizzo di blocchi in cemento. La tecnologia utilizzata in questa azienda è prevalentemente la vibrocompressione, quindi quelli che vedrete sono prevalentemente manufatti che vengono da questa tecnologia, che è una tecnologia che già dal punto di vista ambientale ha un suo valore perché è all'interno del settore del calcestruzzo quella tecnologia che utilizza meno acqua possibile per la produzione di un metro cubo di calcestruzzo. Si fanno con quella che si dice consistenza terra umida, cioè con un rapporto acqua cemento non superiore a 0,35, quindi ogni metro cubo di calcestruzzo prodotto per fare questi materiali ha 30% in meno di utilizzo d'acqua di un calcestruzzo tradizionale. Questo dovuto proprio alla tecnologia che viene utilizzata. Io non sono un commerciale, Civa mi ha incaricato di fare questa presentazione, mi ha dato un tema, il tema è la sostenibilità, e io cercherò adesso in questi pochi minuti a disposizione di darvi un'illustrazione dell'approccio di Civa al tema della sostenibilità attraverso i propri prodotti. Poi per il resto della produzione della gamma potete vedere il desk che c'è qua fuori. Allora, intanto una considerazione fondamentale: non fermiamoci a pensare che la sostenibilità sia soltanto l'ambiente. La sostenibilità è un complesso sistema di requisiti di natura sociale, economico e ovviamente anche ambientale. Voi sapete che in questo periodo si parla quasi solo ed esclusivamente di PNRR, credo sappiate che nei protocolli che beneficeranno dei denari del PNRR il requisito fondamentale sono i protocolli ESG, cioè protocolli che compenetrano esigenze di natura ambientale, sociale e di governance, cioè dal punto di vista gestionale. Credo, e qui vado veloce, che molti di voi conoscano l'approccio di NSH, cioè sostanzialmente tutti i progetti che usufruiscono dei fondi del PNRR devono essere verificati tali da non creare danni significativi a quella che è la situazione attuale. Questo è il significato dell'acronimo di NSH. Allora, quando si parla di pavimentazioni, quando si parla di esterni, la sostenibilità, come dicevo, va declinata non solo dal punto di vista degli aspetti ambientali, ma anche dal punto di vista degli aspetti sociali ed economici. Negli aspetti sociali ed economici ci sono sicuramente i costi di costruzione, di manutenzione, ma ci sono anche fattori relativi alla durabilità del prodotto, perché costruire un'opera che dura 20 anni è sicuramente meno sostenibile che costruire un'opera che dura 50 anni. Nel caso delle pavimentazioni, poi ora questa parte noi la passeremo velocemente, nel campo delle pavimentazioni ovviamente in quello che vedrete dopo dovrete sempre tenere a mente che ciò che vedrete per alcune soluzioni può avere dei limiti di applicabilità, cioè sono pavimentazioni che non si prestano a fare l'universo mondo della carrabilità da pedonale fino a veicolare pesante. Quello che invece affronteremo in questi minuti sarà la parte sotto, cioè sarà un confronto dal punto di vista degli aspetti ambientali tra diverse tipologie di pavimentazione. Credo tutti voi abbiate a che fare oggi con i CAM, criteri ambientali minimi. L'anno scorso a giugno è stata fatta una profonda revisione del decreto CAM, che ricordo per i lavori pubblici è obbligo di legge da gennaio 2017, non sicuramente dall'anno scorso. Che cosa è cambiato sostanzialmente? Scusate, quali sono le novità fondamentali che i CAM hanno introdotto, che questa nuova revisione dei CAM, che è entrata in vigore, vi ricordo, il 4 dicembre 2022, ha introdotto rispetto alla versione precedente? C'è stato un ampliamento dell'obbligatorietà dei CAM per quanto riguarda la tipologia di lavori. Sono stati estesi a tutti i lavori pubblici, costruzione, manutenzione, ristrutturazione e anche beni monumentali, salvo che ci siano altri requisiti predominanti, ma soprattutto è stato introdotto quest'obbligo
l'obbligo di una cosiddetta relazione CAM, che deve essere obbligatoriamente associata al progetto, quindi alle tavole di progetto, allo stato di fatto, allo stato di progetto, alla relazione tecnica, nella quale il progettista deve spiegare come ha rispettato i requisiti CAM e, se non li ha rispettati, qual è la motivata ragione per cui non li ha applicati. Ora, nei CAM ci sono, prende l'universo mondo dell'edilizia. Noi oggi, io vi faccio vedere oggi soltanto due o tre flash che riguardano l'aspetto ovviamente delle coimentazioni. Dicevo, facciamo un confronto tra queste sette tipologie di pavimentazione con le quali presumibilmente vi potreste trovare a operare nelle pavimentazioni per esterni, e dal punto di vista di queste soluzioni vediamo di fare un rapido confronto dal punto di vista di queste caratteristiche. La prima è, diciamo, quella più universalmente riconosciuta come impatto ambientale, cioè l'uso limitato delle risorse naturali non rinnovabili, l'utilizzo di materiali da riciclo, recupero, sottoprodotti, l'uso limitato di energia non rinnovabile per la produzione e la posa in opera, basse emissioni di CO2 e altri gas per la produzione, il trasporto e la posa in opera. Un secondo aspetto, sono andato troppo veloce, un secondo aspetto è la permeabilità delle superfici. Io onestamente non so se ci sia anche in Piemonte, ma credo di sì, un regolamento sull'invarianza idraulica dei suoli, immagino di sì, come c'è in Lombardia, c'è in Veneto, quindi credo che chi di voi ha avuto a che fare con la realizzazione di pavimentazione abbia avuto a che fare con il rispetto dell'invarianza idraulica, cioè limitare l'apporto meteorico, l'apporto dell'acqua nei sistemi di scarico per evitare quello che purtroppo ancora pochi giorni fa abbiamo visto succedere. E cita anche aspetti di qualità del ciclo delle acque, perché la scelta della pavimentazione può incidere positivamente anche sulla qualità delle acque. Un altro aspetto è la riflettanza delle superfici. Credo mi abbiate sentito parlare dell'isola di calore, ci torneremo dopo con un'immagine. E infine la possibilità di smontaggio, riuso e riciclo. Allora, velocemente, se lo vediamo dal punto di vista dell'utilizzo delle emissioni, dell'utilizzo delle risorse e delle emissioni, è chiaro che l'asfalto è il tipo di materiale che per produzione messa in opera ha la più alta intensità, il più alto impatto dal punto di vista delle emissioni di CO2. Il calcestruzzo, da questo punto di vista, ha un sistema di produzione a freddo e una posa in opera a freddo. È inutile nascondere che però nella produzione del cemento c'è comunque un'emissione di CO2, e quindi certamente è un materiale migliore da questo punto di vista rispetto all'asfalto, ma ovviamente che ha anche qualche piccolo difetto. Elementi di questo tipo sono ormai produzione fatta tutta con materiale di riciclo attraverso un ciclo termico, quindi anche qua le emissioni non sono irrilevanti. La pietra naturale, ovviamente non ci sono emissioni nella fase di posa in opera, ma qui il problema riguarda l'utilizzo di risorse naturali non ripristinabili, non facilmente ripristinabili ambientalmente. Il laterizio ha una produzione tipica di ciclo termico, quindi con una dal punto di vista della produzione un'elevata produzione di CO2. Le pavimentazioni autobloccanti calcestruzzo terra umido sono elementi che hanno una tecnologia di produzione, una tecnologia di stagionatura, un utilizzo, come dicevo, limitato di acqua per la consistenza terra umida, il ragionamento che facevo in apertura, e sostanzialmente le emissioni di questo prodotto sono tutte ed esclusivamente determinate dal contenuto di cemento, quindi dalla produzione del cemento. Un esempio di un prodotto che Civa mette a disposizione, questo qua che si chiama EcoPavé. Sostanzialmente EcoPavé è la riproduzione di un cubetto di porfido fatto con un calcestruzzo vibrocompresso. Soprattutto nell'area torinese di Cuneo, credo che ne avete visti molti, perché è una soluzione parecchio utilizzata. Secondo argomento, permeabilità delle superfici. Nel capitolo 2.3 dei CAM sta scritto che il progetto di intervento di nuova costruzione deve prevedere una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60%, superficie verde oppure superfici pavimentate. E per la prima volta in una documentazione tecnica nazionale si chiarisce finalmente che cosa vuol dire pavimentazione permeabile, perché prima uno dice la mia pavimentazione è permeabile, ma vi assicuro che in nessun documento, in nessuna norma tecnica sta scritto cosa voleva dire. E questa definizione è, come vedete, indicata qui. Scusate, dice sostanzialmente che, qui manca un pezzo, ma come dice sostanzialmente che la pavimentazione può essere considerata permeabile se ha un coefficiente di deflusso
inferiore a 0,50. Che cos'è il coefficiente di deflusso? Il coefficiente di deflusso è molto semplicemente la percentuale di acqua che non passa attraverso la pavimentazione. Fatta 100 la precipitazione, la percentuale di deflusso è il complemento a 100 della permeabilità della pavimentazione. Quindi se deve essere inferiore a 50, una pavimentazione può essere chiamata permeabile solo se più del 50% della pioggia che andate a progettare, se ha più del 50% della pioggia che andate a progettare, viene permesso di passare attraverso la pavimentazione. Ed è chiaro che più basso è il coefficiente di deflusso, quindi più alta è la permeabilità, tanto più efficace ed efficiente è la soluzione che andate a scegliere. Dal punto di vista della permeabilità, qui faccio un rapido confronto, non credete agli asfalti permeabili. Quando sentite parlare dell'asfalto permeabile o drenante, è semplicemente uno strato di usura che deve evitare l'acqua planning. Non è uno strumento che fa passare l'acqua nel sottosuolo, fa semplicemente allontanare l'acqua lateralmente verso i sistemi di scarico. Nel calcestruzzo e nei calcestruzzi stampati, questa è una soluzione che a qualcuno sicuramente è capitato di utilizzare, nei calcestruzzi e nei calcestruzzi stampati c'è la possibilità di avere un'offerta di materiale che è sostanzialmente permeabile, quindi è una miscela di calcestruzzo che viene consegnata e stesa in cantiere con un'elevata porosità. Questa soluzione permeabile, ovviamente, nel caso del calcestruzzo stampato, io non l'avevo vista applicare perché porterebbe all'effetto stampato del calcestruzzo uno sgradevolissimo effetto. Qui ovviamente poco da dire, perché solitamente viene riempito con della graniglia ed è completamente permeabile. Nel caso di soluzioni in pietra naturale o laterizio, la permeabilità può essere consentita ovviamente solo dal passaggio dell'acqua nei giunti, quindi deve essere una soluzione posata a secco. La soluzione posata a secco si porta dietro un limitatissimo campo di applicazione di questa soluzione. Nel caso di questi prodotti invece voi troverete enormi possibilità, perché l'acqua può essere fatta passare attraverso i giunti, attraverso il corpo stesso del calcestruzzo o ovviamente attraverso entrambi, quindi si raggiungono valori di permeabilità estremamente elevati. Questo che vi mostro, per esempio, adesso vi mostro qualche immagine di prodotti Civa, questo è un parcheggio residenziale di Ivrea dove, come vedete, è realizzato con questo elemento che ha un giunto molto ampio, viene riempito con della graniglia 1, 3, 2 o 2, 5 mm ed ha sostanzialmente una permeabilità altissima. Adesso non vi faccio dei numeri, ma si possono facilmente calcolare. Ecco, questa è un'altra immagine di altri due tipi di applicazioni di questo materiale. Non mettetevi a ridere per il caldo che fa, questa è una immagine termografica fatta con una camera termografica di una situazione ormai di scuola, nella quale vedete la risposta al calore ambientale di diversi tipi di pavimentazione. Quello che vedete alla sinistra in verde è calcestruzzo, quello che vedete in rosso è l'asfalto e poi ovviamente notate in blu il positivo effetto sulla temperatura che è rappresentato dall'ombreggiatura degli alberi o anche dal muro in questo caso. Questo tipo, come vedete, la temperatura superficiale di questi materiali può passare da 28 a 55 gradi. L'effetto isola di calore è esattamente quello che in questo capitolo 233 dei CAM viene citato e sostanzialmente impone nella scelta delle superfici di avere delle superfici cosiddette fredde, cioè delle superfici che restituiscano poco calore all'ambiente. Tipicamente questo che cosa comporta? Perché è importante dal punto di vista della sostenibilità? Perché avere 1 o 2 gradi in meno comporta nel periodo estivo un fortissimo risparmio di energia di climatizzazione, quella che evidentemente abbiamo cominciato oggi a perseguire. E il secondo aspetto della riduzione della temperatura ambientale è rappresentato dalla concentrazione di inquinanti che, essendo proporzionale alla temperatura, anche solo 1 grado 2 di innalzamento della temperatura comporta una molto più elevata concentrazione di inquinanti. Siamo in chiusura. Sì, vado veloce allora. Riflettanza delle superfici. Vi faccio questi confronti per dirvi che sostanzialmente vengono fatti per questi tipi di materiali. L'asfalto sicuramente è impraticabile, voi capite che nessuno si azzarderebbe mai oggi a camminare a piedi nudi su un asfalto.
Per quanto riguarda gli altri, vi faccio vedere questa nuova linea che è stata sviluppata da Civa, che si chiama Reflex. Per questi tipi di materiali, per questi colori che vedete qui, sono state fatte delle prove di indice SRI. L'indice SRI è quello che avete visto prima. Sono andato veloce nella diapositiva prima, c'era scritto che tutte le pavimentazioni devono avere un indice SRI maggiore di 29. Questo sta scritto nei CAN. Quindi tutte queste tipologie di colore, come vedete, superano 29 come valore, e c'è un ulteriore valore 78 nei CAM che è previsto per le pavimentazioni in copertura. Cioè, se fate il pavimento di una soletta, di un parcheggio, di un supermercato, i CAM vi impongono una pavimentazione con una riflessione superiore a 78. In questo caso si può fare solo con un bianco. Questi sono esempi di immagini di questi materiali che avete visto testare. Un'altra importante questione dei CAM è che sono da preferire soluzioni che prevedono e che rendano possibile il disassemblaggio a fine vita. C'è scritto anche la percentuale di peso sul peso che deve essere recuperata. Infine, l'ultima caratteristica è che i prodotti prefabbricati in calcestruzzo debbano avere il 5% in peso del prodotto di materiale riciclato recuperato sottoprodotto. Questo nell'ottica di un'economia circolare. Anche qui vado veloce. È chiaro che di tutte queste situazioni solo l'ultima è smontabile completamente, riutilizzabile sempre ed eventualmente completamente riciclabile. Una lastra di calcestruzzo può essere completamente riciclata, ma ovviamente deve essere demolita. Un ultimo esempio che sintetizza un po' queste cose, vi faccio vedere questo prodotto, la documentazione. Questo è un prodotto realizzato con una base in calcestruzzo e un rivestimento in pietra naturale. Questo è il primo e più grande lavoro che è stato fatto con questo materiale in Italia, che è il Palazzo della Regione Lombardia a Milano. Questo è un altro lavoro che è stato recentemente concluso a Genova. Come vedete, quell'elemento che cos'ha? Sostanzialmente parte dal concetto di risparmiare materia prima naturale, affidando al calcestruzzo l'attività di distribuzione del carico, cioè 10 cm sotto di calcestruzzo servono a distribuzione del carico, e la lastra di granito serve a dare la finitura in pietra. Come vedete, è un materiale che si deve muovere anche con elementi meccanici, perché ovviamente è estremamente... Poi qui si può fare, qui ci si sbizzarrisce con le misure che si vuole. Qual è allora il percorso di scelta di una pavimentazione sostenibile? Scegliere un materiale prodotto e messo in opera con limitato uso di energie ed emissioni, meglio quindi calcestruzzo rispetto a bituminoso, laterizio e ceramica. Scegliere un materiale che non utilizza prevalentemente risorse naturali, quindi meglio calcestruzzo piuttosto che le pietre naturali. Usare pavimentazioni ad elevata permeabilità dove possibile, salvo eventuali limitazioni ambientali. Utilizzare superfici di tipo freddo che restituiscono meno calore all'ambiente, quindi pavimentazioni in calcestruzzo chiaro, come avete visto, linea reflexa. Scegliere materiali contenenti riciclato e completamente riciclabili dopo un'eventuale dismissione. Scegliere soluzioni costruttive e materiali riutilizzabili dopo eventuale smontaggio, quindi le modulari sono da preferire ai materiali gettati in opera. La conclusione è presto tratta. Pavimentazioni modulari autobloccanti, quando possibili permeabili in calcestruzzo.